Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Matteo Renzi, Presidente del Consiglio. Buonasera. Buonasera, benvenuta Norma Rangeri, direttrice del Manifesto. Stavamo parlando prima della sigla che sarà un testa a testa tra il sì e il no. Ma lei non vorrà mica parlare di sondaggi quando è proibito, non vorrà mica violare la legge. Oh mamma mia, è proibitissimo. Allora parliamo di Berlusconi, che ieri allora, ha detto... Allora non torniamo sui sondaggi. No. Ha detto che se lei lascia la politica, la assume come conduttore dell'Isola. L'isola dei famosi. È una battuta o è un'offesa? È una battuta di Berlusconi. Ne ha fatte tante, penso che i cittadini siano più interessati a capire la concretezza del quesito e del referendum, perché con il referendum cambia le cose. Con le battute di Berlusconi no, l'abbiamo visto. Berlusconi dice anche che però se dovesse vincere il sì bisogna andare all'estero perché ci sarà un regime, un uomo solo al comando. Sono 20 anni che il teatrino della politica sta dietro a queste battute. Io sono molto felice del fatto che con il referendum, se vince il sì, possiamo iniziare a affrontare in modo più semplice i problemi degli italiani. Le battute di Berlusconi, con tutto il rispetto per Berlusconi, credo che le possiamo lasciare nell'album dei ricordi. Parliamo di futuro, parliamo di referendum. Norma Rangeri. Però, diciamo, quanto a battute, il Presidente adesso me ne ha fatto venire in mente una sua... Quando a proposito della polemica che c'è sull'elezione del Senato, se eleggiamo direttamente, non eleggiamo, come li eleggiamo i senatori, eccetera, lui disse ma non è che più si vota più c'è democrazia, mica siamo ai telegatti. Quindi diciamo tra delegati e l'isola dei famosi il maestro secondo me ha riconosciuto l'allievo. Ma io posso fare una domanda prima ma di tutto, parlare del referendum? Lasciamo replicare. Io ho detto una cosa molto semplice, lo dico con rispetto alla direttrice Rangeri. Ho detto che se ci sono meno poltrone, cioè perché nel momento in cui si riducono le poltrone si vota di meno. Non è così. Beh, secondo me sì, però sono punti di vista. Secondo me la matematica supera anche la politica. Però, indipendentemente, siccome davvero a me piace l'idea di poter vivere gli ultimi giorni con libertà nel merito, cos'è questa discussione sulla scheda del Senato? I cittadini ci chiedono se potranno eleggere o non eleggere i senatori. Allora io dico, il senatore conterà meno, non avrà più il diritto di dare la fiducia. Non avrà uno stipendio, non avrà un gruppo parlamentare dal quale ricevere i soldi, gli staff e compagnia bella e, essendo rappresentante delle autonomie territoriali, andrà una volta ogni 15 giorni, ogni 20 giorni. Ma il senatore sarà indicato dai cittadini. Questo è il punto fondamentale. E ho mostrato una scheda con la quale i cittadini potranno votare. Ma Grillo la denuncerà per questa scheda. Questo lei lo sa già, però... No, aspetti. Siccome c'è una domanda particolare della Rangeri e abbiamo Grillo. No, ma non è che... Tutto questo dopo la pubblicità, Presidente. Ma è stato depenalizzato per reato. Lo so, il suo governo l'ha depenalizzato. No, anche Grillo non se ne è accorto perché i suoi in Parlamento non ci vanno spesso, ma quel reato non è più... Lui dice abuso della credulità popolare. Beppe, non è più reato. E questo ti salva sulle scie chimiche... sulle sirene nel Mediterraneo, su tante altre questioni che hanno detto ai tuoi. Parliamo di cose serie, parliamo del referendum, dai, non facciamo polemica. Pubblicità. Quindi, Presidente Renzi, abbiamo chiarito la questione di Grillo, che ha annunciato che la denuncerà per abuso della credulità popolare per via di questa possibile scheda elettorale per il nuovo Senato, che era un falso, quello che c'è una ipotesi. Si chiama falso, si chiama facsimile, che è una cosa diversa. Facsimile. Okay. Molto brevemente, quando la riforma entrerà in vigore, se vincerà il sì, solo se vincerà il sì, il Parlamento discuterà delle modalità con cui saranno eletti i senatori. Il Partito Democratico, peraltro prendendo una proposta della minoranza, ha depositato una proposta di legge che non può essere discussa fin tanto che non è approvato formalmente la riforma, anche giustamente, in senso di consecutio logica ha un senso. In quel momento, se passerà la proposta, primo firmatario Vannino Chiti, quella sarà la scheda. Potrà essercene un'altra. Però il succo è, i cittadini voteranno i senatori, ma i senatori conteranno meno perché ci saranno meno poltrone e meno poteri per il Senato. Allora, Grillo, diciamo, denuncia, e secondo me questa strada è una strada di propaganda,
Però il facsimile, diciamo, noi non è che andiamo a votare una riforma facsimile, noi andiamo a votare una riforma dove c'è scritto che il Senato verrà, i senatori verranno eletti dai consiglieri regionali in conformità con l'espressione del voto popolare. Per, diciamo, mettere in pratica nero su bianco questa conformità bisognerà fare una legge. Quindi, diciamo, così come lei dice che non andiamo a votare sulla legge elettorale perché si vota sulla riforma costituzionale, così io le dico, andiamo a votare un Senato dove i consiglieri regionali per il momento voteranno chi vogliono loro. Poi, quando, se ci sarà una norma transitoria che comporrà questo problema, andremo a votare forse in una scheda come lei ha fatto vedere. Oggi come oggi, no. Ma io, quindi, diciamo, noi non voteremo i senatori verranno eletti dai consiglieri regionali, forse nella prossima legislatura. La risposta è non è, io non sono d'accordo. Perché tant'è che c'era un articolo 2 su cui si è fatta una battaglia fortissima, e mi ricordo che lei e la ministra Boschi eravate molto decisi a dire che un limite invalicabile di questa riforma era che proprio non doveva esserci l'elezione diretta, perché c'era un'elezione di secondo grado. Allora, domanda? Però io invece volevo, se permette, come Presidente, mi lasci farle una domanda che non c'entra niente con il referendum, è quella di prima, sì, perché io sono rimasta molto stupita del fatto che lei non abbia neanche fatto un tweet su una manifestazione che sabato scorso c'è stata a Roma di 200.000 donne contro il femminicidio. E non c'è stato un suo commento, nessuna attenzione. Lei fa tweet su tutto quello che gira intorno a noi, ma su questo se ne è dimenticato. Come mai? Io non me ne sono dimenticato, devo rispondere alla sua considerazione di prima. Quella sull'elezione dei senatori. Beh, assolutamente. Al referendum di domenica prossima si vota sulla possibilità di ridurre per la prima volta dopo 70 anni il numero dei parlamentari, eliminare il doppione tra Camera e Senato, eliminare il caos di competenze tra Stato e Regioni, eliminare il CNEL, superare definitivamente questo modello di burocrazia asfissiante che abbiamo. Questa è la questione. E c'è un sì o un no da dare. Da mesi una parte delle persone che non condividono il sì pongono singoli punti, e noi abbiamo fatto un lavoro di dettaglio per andare a spiegare sui singoli punti che questa, per carità, qualcuno non la considera la riforma perfetta, e non lo è sicuramente, la riforma perfetta non esiste, ma è una riforma che nel dettaglio risponde a tutti i requisiti di cui abbiamo discusso. E quindi dico alla direttrice Rangeri, concludendo rispetto al suo ragionamento, che i senatori saranno eletti, ma i senatori non conteranno più come prima. Poi c'è il meccanismo dell'elezione di secondo livello, e qui potremo stare una serata parlare andiamo del modello americano. Questo è il problema. Però chi li elegge? Non noi cittadini. Mi scusi, la Costituzione, se verrà approvata, prevede che una legge, perché la legge elettorale non è materia di riserva costituzionale, è materia di legge ordinaria, disciplinerà le modalità. Quindi la direttrice Rangeri deve essere tranquilla e rassicurata sul fatto che i cittadini sceglieranno i loro futuri senatori. Dopodiché i cittadini devono sapere che i senatori conteranno meno, che ci saranno meno parlamentari, che ci saranno meno costi e che sarà un sistema diverso. Ecco. Però su questo punto dell'elezione diretta almeno abbiamo messo un punto fine. E vederei la domanda sulle donne. Perché nessun tweet sulla grande manifestazione francamente mi aspettavo che da parte sua, direttrice, anche per la sua storia, ci fosse riconoscimento a questo governo per quello che abbiamo fatto. No, ma non mi dica che ha fatto, mi dica perché lei non si è accorto di una cosa così enorme. Non ha fatto un tweet su una manifestazione. Un tweet per dire non ha prestato attenzione. Ma mi scusi, non ha prestato attenzione, ma lei era con me quando Miriam, una ragazza di 23 anni, sudanese, messa in carcere perché cristiana, costretta a partorire con una catena al collo. Presidente, mi scusi. Ferma lì, noi siamo andati a prenderla. Nulla. Noi. Quando Nadia, la ragazza yazidi che ha vinto il premio Sakharov, è stata incontrata alle Nazioni Unite per un grande lavoro che stiamo facendo insieme sul tema dei diritti delle donne nel mondo, sui diritti delle donne in Italia contro il femminicidio, 60 milioni di euro nell'ultima legge di stabilità. Guardi, Lucia, che i 60 milioni di euro sono molto virtuali, perché questi soldi che il governo mette poi vanno alle regioni. Le regioni questi fondi non li ricevono vincolati, infatti una proposta di legge delle donne in Parlamento è in questo senso.
non sono vincolati, quindi la regione prende questi soldi, li mette nel suo budget complessivo e spesso questi soldi non trovano la via, tant'è che i centri contro la violenza sono in grande difficoltà. Guardi, direttrice Langeri, sono talmente d'accordo con lei che lei sta facendo a sua insaputa uno spot per la riforma del titolo quinto. Cioè il governo ha messo in fase di predisposizione della legge di stabilità 60 milioni di euro su questo tema così delicato e difficile. Abbiamo rimesso in piedi una struttura che non funzionava più, abbiamo chiamato a collaborare con noi una straordinaria donna che si chiama Lucia Annibali e che è vittima della violenza contro le donne e che combatte con grande libertà e dignità. Abbiamo messo questi soldi, poi il fatto che le regioni li possano spendere in modo diverso è la dimostrazione, una volta di più, che c'è bisogno di un diverso rapporto tra Stato e regioni. Ma al mio governo si possono rimproverare tante cose. Non c'entra niente tutto questo con un straordinario lavoro sulla questione femminile a livello internazionale, perché Miriam e Nadia non sono due slogan ideologici, sono due persone che io ho incontrato fisicamente. Poi le do un aiutino, Presidente, lei ha fatto metà del governo, dei suoi ministri sono ma donne. Non è questo, quindi scusi, questo, non vogliamo fare tutta la storia di quello che lei ha fatto per le donne, voglio andare avanti. Io voglio andare avantissimo, prima di arrivare su Prodi. Noi abbiamo fatto la legge sulle dimissioni in bianco. C'era una legge che permetteva di fare le dimissioni in bianco, per cui lei arriva, una ragazza di 20 anni, firma un contratto e automaticamente firma anche le dimissioni nel caso in cui rimanga incinta. Io la trovo una pratica vergognosa. Abbiamo cambiato noi con questo governo. Bene. Posso andare avanti su decine di proposte? Non capisco perché la direttrice Rangeli, per un motivo ideologico... No, semplicemente chiesto perché una manifestazione immensa lei non l'ha vista. Poi lei, il Presidente, può dire tutte le meraviglie, perché lei poi decanta le meraviglie di questo governo. Io penso che il governo ha fatto cose buone, ha fatto altre cose pessime, però non è che rivendicare e fare l'elenco porta, diciamo, a rispondere a una domanda che era su un immenso movimento che, diciamo, lei non ha notato. Solo questo, poi che il governo abbia fatto delle cose, meno male, che vogliamo, diciamo... Allora, diciamo che avrebbe potuto fare un tweet, Presidente, su questa manifestazione che era enorme, era importante. Le leggi il Presidente ha detto che ha anche andato oltre, cioè non ha risposto, ha detto che noi non li leggiamo i senatori però diciamo, ha anche detto che questa è una riforma che diminuisce i posti, anche su questo bisognerebbe dire... Voglio riportare l'ordine nella trasmissione. Presidente del Consiglio. Siamo ordinatissimi. No. Siamo tutti ordinatissimi. Allora, io ho un paio di curiosità. Voglio sapere. Io sono ordinato. Vorrei sapere, Presidente Renzi, se il fatto che Prodi abbia detto che voterà sì al referendum sposterà voti. Quanti voti può spostare? Ci vorrebbe un mago, il mago Thelma sta contro, è per il non che il mago Thelma, quindi non va bene neanche il mago Thelma. Io penso che sia una cosa che a me fa piacere. Prodi ha detto un sì, che è anche un sì critico, Ecco. Non ha detto un sì entusiasta. Le ricordo subito cosa ha detto. Ha detto che sulla sua riforma, che è definita modesta e poco profonda, e sulla sua leadership, è stato molto critico, ha detto che è esclusiva, solitaria ed escludente. Fa più male la critica sulla riforma o la critica sulla sua leadership? Ora, io ho detto che Prodi ha detto anche delle cose negative, ha anche detto delle cose positive. Detto questo, le critiche fanno sempre bene. Quando vengono poi da persone che hanno un'esperienza come Prodi, aiutano. Però saranno tanti quelli che magari criticando alcuni singoli aspetti della riforma però votano sì. Perché comunque è un passo in avanti, perché quando vai a controbilanciare i pesi positivi e gli aspetti negativi, vedi che comunque il Paese fa un passo in avanti. Vedi che il Paese, lunedì 5, se vince il sì, sarà più forte. Prodi ha un'esperienza europea, internazionale, molto forte. Lunedì 5, se vince il no, si cominceranno a vedere i primi danni. Quali? Io non ho detto questo, ho detto l'Economist, che è un giornale importante, ha scritto una cosa molto esplicita dicendo speriamo che vinca il no, almeno arriva un governo tecnocratico. Financial Times ha scritto che se vince il no ci saranno problemi per il sistema del credito. Io non entro in questa discussione perché il mio obiettivo è quello di parlare nel merito della riforma. Però il merito della riforma può portare delle persone, in alcuni casi non concordi su tutti i singoli punti della riforma, a dire comunque un sì convinto. Mi pare Prodi, tutto si può dire tranne che convinto, perché diciamo le motivazioni che lo spingono a votare per il sì sono un meraviglioso manifesto del no.
Perché dà un giudizio negativo sulla riforma, dice che comunque andrà, poi questa è una cosa che mi ha colpito, comunque andrà, noi avremmo prodotto nel paese una rissa, noi, insomma voi, una rissa che chiunque vincesse produrrà una dannosa turbolenza anche dopo. Quindi ha dato un giudizio molto negativo su come è stata condotta questa campagna referendaria. E poi ha detto che si turerà il naso, lui dice ma succhierò l'osso, ma è un modo diciamo di votare che non è bello, Presidente. A me dispiace molto però che non sia stata colta l'occasione per fare una discussione meno rissosa, meno cialtronesca, meno demagogica. Proviamo a farla qui la discussione. Perché era un fatto importante questo della riforma. Vice, purtroppo io faccio così. Diciamo, chi vota sì come Prodi, vota sì turandosi un po' il naso, converrà a lei che è un sì sofferto, che non è un sì molto entusiasta. Se la domanda è che questo è un sì sofferto, gliel'avevo detto 3 minuti fa, prima delle sue osservazioni. No, ha detto che è convinto. È un sì convinto? Perché è un sì sofferto, si può avere un sì sofferto ma convinto. Sì, non entriamo... Scusate però, ogni tanto fate parlare anche me, oppure parlate soltanto voi due. Perché io non ho problemi, vi ascolto volentieri, però il punto è, Romano Prodi vota sì, e vota sì come tante altre persone che, a differenza della direttrice Rangieri, hanno guardato nel merito il provvedimento e hanno scelto di far pesare di più gli aspetti positivi rispetto a quelli negativi. Io vorrei discutere di questi. Sono 70 anni che il dibattito politico italiano considera negativo il bicameralismo paritario, perché in sede di Assemblea Costituente tutti erano contrari a fare Camera e Senato doppioni. E tra l'altro sarebbe interessantissimo risalire allo Statuto Albertino e sul perché si è copiato quel modello. Tutti hanno detto che bisognava cambiare, tutti hanno detto che bisognava ridurre i costi della politica, tutti hanno detto che bisognava superare il rapporto tra Stato e Regioni come è stato fatto oggi. Bene, e voi il punto adesso è che lo qualcuno fate. Lo ha fatto, che questo e che adesso nel merito avere si può discutere quanto si vuole, questo, ma ci sono, si può discutere, certo. Quindi uno può dire allora, che è una brutta riforma, va bene, ma uno può dire che è una bella riforma, uno bello... può dire brutta, ma la voto lo stesso. Norma Rangieri, io vorrei chiedere, il bello aggiungo, il brutto, come fare... dire, de gustibus non disputandum, il punto vero è che questa riforma, lei dice, non diminuisce i costi e i posti. Certo che no, a me non mi piace una politica che fa la riforma della Costituzione perché vuole ridurre i costi e i posti. Quello se lo lasci fare a Grillo, che è più bravo di lei, tra l'altro, con questa chiave, dice, diciamo, di dire... Io. Lo fanno no, i cittadini. No, lei lo fa, perché lei dice che si fa per risparmiare, per togliere le poltrone, le per togliere che le si seggiole. Fa, che si ora, fa semplificando. Non è questo il modo di affrontare una cosa, questo, perché questo, ripeto, questo lo fa Grillo. Opinione. Allora, se noi siamo preoccupati del populismo di Grillo, siamo altrettanto preoccupati del suo populismo. Benissimo. Quando lei affronta ma un problema le sue così. Preoccupazioni sono interessanti, però il punto vero è che da 10 anni questo dibattito in Italia è sulla casta, che anche voi giornalisti continuate a riportare con molta forza. Il dibattito sulla casta... No, a me la casta non mi piace tanto. Direttrice Rangieri, io non so dove ha vissuto... Lei è anche un po' casta, no? Benissimo. Direttrice Rangieri, lei non so dove ha vissuto. In questi anni in Italia ci sono stati molti giornalisti suoi colleghi che hanno scritto libri che si chiamano La Casta, Sprecopoli... Ma non tutti dobbiamo condividere questo approccio, Rangieri, non è no? che se lei interrompe costantemente questo cambia la sostanza. Molti giornalisti hanno scritto libri sulla casta. Questi libri sulla casta, che sono stati dei bestseller pazzeschi, di forza impressionante, hanno dimostrato che i politici italiani sono i più pagati del mondo, che il numero dei parlamentari italiani è il più alto del mondo, e hanno riportato ciascuno di noi a vedere che il sistema italiano non funziona, perché siamo gli unici ad avere Camera e Senato che fanno le stesse cose, non siamo più numerosi e Camera del mondo. E lo Stato centrale e le regioni hanno il rapporto più complicato d'Europa. Questo è quello che dice la realtà. Ma infatti bisognava fare delle riforme. Siccome, certamente. Rangieri, facciamo finire. No, ma non è un problema, perché quando mancano gli argomenti, il tentativo è quello di interrompere. No, ma è che lei parla sempre. No. Qui, allora, adesso vi chiedo io la parola. È quello di cercare di avere un elemento di polemica, perché tutti voi sapete che in questi ultimi giorni, molte persone che sono persone indecise stanno decidendo nel merito. Allora, la domanda sul referendum è molto semplice. Volete superarlo il bicameralismo paritario, sì o no? E l'abbiamo spiegato. Non è che uno dice, a me piace brutta la riforma, sì o no? Sì o no? Se si vota sì, si cambia, se si vota no, si tiene questo sistema che evidentemente funziona tanto bene, vero? Che evidentemente funziona proprio bene, che piace tanto e che è il Parlamento più numeroso e costoso del mondo. Allora, Presidente Renzi...
Lo accennava prima la direttrice Rangeri. A proposito di questa campagna referendaria, in molti pensano che sia stata una campagna, cominciare da Giorgio Napolitano, aberrante, orribile, troppo rissosa. È d'accordo? No. Ci sono state delle espressioni molto brutte, qualcuno ha detto serial killer, scrofa ferita, ma c'è stato anche un sacco di gente che in casa sta discutendo della Costituzione, sta parlando degli argomenti di merito, voterà sì, voterà no. È la democrazia, è bellissimo che ci sia qualcuno che si confronta, poi dal 5 dicembre si riparte insieme. Quelli che dicono, ah, che cosa aberrante, si sta discutendo, a me non convincono. Il presidente Napolitano ha contestato giustamente i toni, alcuni toni sono inaccettabili, ma la gente, se discute nel merito della Costituzione, se ci sono le sale piene a parlare, anche per dire cose negative rispetto a quello che penso io lo considero un fatto positivo. Ecco, ma quando lei dice il 5, quindi lunedì mattina, si riparte tutti insieme, qualora dovesse vincere il no, lei, in questo caso le lo chiedo come segretario del più forte partito all'interno del Parlamento, del PD, garantirebbe in ogni caso l'appoggio a un governo di scopo di transizione, quello che sarà, tecnico? Se vince il no, accade che per 20 anni non si fanno le riforme costituzionali. E questo è uno. Se vince il sì, accade che finalmente si riducono gli ostacoli. Ma della se politica. Vince il no, il se suo governo chiede, non ci sarà più. Se lei mi chiede, diciamo, dopo aver giustamente contestato l'eccesso di personalizzazione che c'è stato da parte mia, se lei adesso mi chiede di dire che cosa faccio dopo, no, mi aiuta a fare lo no, stesso errore che ho fatto no, in questa. No, no, io conto non molto chiesto, sulla vostra no, grande non comprensione scusi, umana non e politica. Non le sto chiedendo cosa lei farà dopo, le sto chiedendo un'altra cosa. Lei, a prescindere da quello che sarà del suo governo e che probabilmente non ci sarà più, e quindi lei non sarà più il premier, ma ci dovrà essere un altro governo che almeno faccia la legge elettorale qualora dovesse vincere il no. Io le chiedo, come segretario del partito più forte nel Parlamento, se in ogni caso darà l'appoggio, il sostegno, i voti a un governo tecnico, di scopo, di transizione, chiamiamolo come vogliamo. Quello che farà il Partito Democratico il giorno dopo un eventuale voto negativo lo deciderà il Partito Democratico nelle sedi stabilite. Beh, lei ci avrà no, pensato. No, sto qui, può andare non avanti tutta la sera. Il punto no, no, centrale no, no, è che no, manca no, 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 comunque ci sono le schede elettorali, sì. Si può votare e si può cambiare l'Italia. Non ripassa per 20 anni questo treno. Ma non è io vero, non perché mi ci metto a fare dagli anni 60 politica. Oggi sono state fatte 16 riforme costituzionali, lei questo lo sa. Quindi lei 16 mi vuol dire riforme che costituzionali dagli anni 60 a oggi. Lei mi dice che secondo lei in 6 mesi faranno una riforma costituzionale. La Costituzione è stata molto cambiata. Il fatto che per 20 anni non si farà sarebbe una novità, uno scoop, perché, le ripeto, a ritmi regolari, tant'è che nel 2012, lei non l'ha fatto lei, ma si è fatta la riforma dell'articolo 81 in Costituzione, no? Il pareggio di bilancio, quindi diciamo si cambia continuamente. Certo, questa volta lei la vuole cambiare proprio profondamente. E su questa profondità c'è da eccepire, perché è una cosa molto preoccupante per chi crede che questa riforma sia non tanto autoritaria, guardi, quanto confusionaria, inapplicabile, disastrosa da questo punto di vista. Quindi, diciamo, un esempio, dov'è la cosa inapplicabile beh, e disastrosa? Per esempio, questa cosa che dicevamo prima della aleatoria situazione dell'elettore che non sa, cioè che sa che non voterà direttamente il senatore, però ci sarà una legge che poi lo farà. L'altra cosa molto complicata è il rapporto con le regioni, perché è chiaro che c'era una riforma del titolo quinto da fare. Però la supremazia del governo centrale in questo caso non è che modifica, ammorbidisce o regolarizza, ma diciamo molto toglie alle regioni, perché la clausola di supremazia al governo, non al Parlamento, dà la possibilità di impugnarla e quindi di togliere alle regioni. Dopodiché c'è anche, chiariamo, no, voglio solo chiudere dicendo che c'è anche poi una grossa questione, che ci sono delle regioni di serie B e delle regioni di serie A, che sono quelle a statuto speciale. Non mi toccate le regioni a statuto speciale, non il Trentino Alto Adige. Ci vorrà una legge costituzionale che è legata a un trattato internazionale. Vado sui tre punti per dire i tre punti che la direttrice Rangeri ritiene confusionari. Primo punto, la cosiddetta clausola di supremazia. Intanto la fa il Parlamento,
perché con iniziativa legislativa. Quindi, come lei sa, è l'iniziativa legislativa passa dal Parlamento. Questo per tranquillizzarla su questo punto. Il governo governa e il Parlamento è quello che fa le leggi. È una cosa che c'è da qualche anno. Ma cosa fa la clausola di supremazia? Mi scusi. L'iniziativa parlamentare significa che devi andare in Parlamento. Cioè, se c'è una legge, devi passare dal Parlamento. Certo. Allora, lei ha detto che è il governo. Il governo non è il governo che decide di fare da solo la clausola di supremazia, ma di portare in Parlamento questo norma, che è una norma di natura legislativa e che quindi passa dal Parlamento. Per cui ha detto un'inesattezza, ma sono felice di poterla... La sostanza però è quella... La sostanza è che ha detto un'inesattezza... Togliere le regioni... Vado sul punto... La sostanza è sul loro territorio... Scusi, io vado a concludere, però bisogna non che si dica... La direttrice Rangeri ha detto una cosa inesatta. Siccome in questo dibattito costituzionale di cose inesatte ne abbiamo sentite tantissime, io voglio che sia chiaro che questa cosa non è vera, perché altrimenti i cittadini hanno un'opinione diversa. Il punto è che ci sono meccanismi tra Stato e Regioni che non funzionano. Oggi per licenziare un furbetto del cartellino o per eliminare le poltrone dalle partecipate io ho bisogno di avere l'intesa di tutte e 20 le Regioni, a statuto speciale anche, ma quelle normali. Questo meccanismo non può funzionare, non esiste. Secondo punto, lei dice delle Regioni a statuto speciale. Ognuno ha le sue idee, sicuramente lei ha delle idee diverse da quelle di Lillini. Beh, la legge dice che non possono eleggere se i senatori. Se posso permettermi Renzi che devo io non è che avanti. Devo finire, è che la direttrice Rangeri deve avere consapevolezza insieme a tutti i cittadini che non cambierà assolutamente niente, sia che vinca il sì, sia che vinca il no, per le regioni a statuto speciale. Io non so se questo è un bene, ma non è toccata la riforma da questo. Chiarissimo. Terzo punto, no, perché ha detto tre punti e io vado sui tre punti. Noi abbiamo oggi un sistema in cui la Francia ha una Camera che fa le leggi e un Senato che rappresenta i territori. La Germania ha una Camera che dà la fiducia alla cancelliera o al cancelliere, vedremo chi ci sarà, e un Senato che rappresenta le regioni. Abbiamo tanti altri paesi che hanno il bicameralismo, ma nessuno ha un sistema identico. La semplificazione istituzionale di questo percorso l'hanno pretesa e voluta tutti, ma non l'ha mai fatta nessuno. Allora, quando la Rangeri dice che negli ultimi anni ci sono state 16 riforme costituzionali, mi pare 15, ma può darsi che siano 16, dice una cosa vera, ma non dice che tutti sono rimbalzati sull'obiettivo di superare il bicameralismo. Allora, i cittadini devono sapere che questa occasione non ricapiterà. Perché? Perché quando gli arriva la domanda, e la domanda è volete voi ridurre il numero dei parlamentari, se la gente vota no, i politici del prossimo giro non accetteranno mai di ridurli. Se la gente vota no al superamento del bicameralismo paritario, non troveremo mai un Senato disponibile ad autotagliarsi le competenze. Va bene, e questa è la sua previsione. E questo è un dato di fatto oggettivo. Allora, adesso andiamo col punto di Paolo Pagliaro in Europa, perché da lì arriva finalmente una buona notizia per il nostro Paese. Guardate. Entro una settimana in Italia arriveranno 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Commissione europea per la ricostruzione dei luoghi colpiti dai terremoti del 24 agosto e del 27 ottobre. Ma pur essendo la somma più elevata prevista dalle norme europee per i pagamenti anticipati, 30 milioni sono una briciola rispetto all'entità del danno e al budget dell'Unione. La buona notizia che viene da Bruxelles è dunque un'altra, e cioè che per la prima volta l'Unione Europea si dice disponibile a finanziare totalmente le operazioni di ricostruzione, compreso il restauro del patrimonio culturale, a cominciare dalla Basilica di San Benedetto a Norcia. Lo farà attingendo al Fondo di Sviluppo Regionale e rinunciando al cofinanziamento da parte italiana. Di solito succede che lo Stato e le regioni debbano integrare con risorse proprie gli stanziamenti di Bruxelles. Per il periodo 2014-2020 i fondi strutturali europei assegnati all'Italia ammontano a 42 miliardi di euro e presuppongono un contributo nazionale di 31 miliardi da investire in diversi settori, dalla creazione di posti di lavoro alla tutela dell'ambiente. Spesso l'Italia ha dovuto rinunciare ai soldi europei per la mancata disponibilità del cofinanziamento nazionale. In questo caso, invece, l'Europa è disposta a coprire i costi della ricostruzione senza chiedere il contributo italiano.
La proposta avanzata dalla commissaria alle politiche regionali, la rumena Corina Cretu, ha l'appoggio del presidente della commissione Juncker e risponde alla domanda di assistenza presentata dal governo italiano il 16 novembre. Ora deve passare al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. Se sarà approvata, come sembra probabile, costituirà un importante precedente per le politiche comunitarie e migliorerà l'immagine che dell'Europa hanno gli italiani. Presidente Renzi, lei è arrivato a togliere la bandiera dell'Unione Europea dalla sala stampa di Palazzo Chigi. Non pensa di aver esagerato un po' con le polemiche anti-europee, visto che adesso arriva la buona notizia sugli aiuti per il terremoto? La vicenda della bandiera europea l'abbiamo già chiarita la volta scorsa. No, ma delle sue polemiche anti-europee. Andrei sulla sostanza. Io penso che il giorno dopo il referendum, se vincerà il sì, naturalmente noi dovremo aprire una discussione molto forte con l'Unione Europea su due questioni. La prima è l'immigrazione, perché così non possiamo andare avanti. E l'unico modo che abbiamo sull'immigrazione per farci sentire non è il titolo quinto, è l'articolo quinto, chi ha i soldi ha vinto. Toccare il salvadanaio e spiegare che noi metteremo il veto sul bilancio. Il secondo è sulle politiche economiche europee, tornare alla politica di crescita contro l'austerity selvaggia che c'è stata, e perché questo accada ovviamente ci vuole un governo forte, secondo me un governo solido. Poi naturalmente magari ha ragione l'Economist, ci vuole un governo tecnico, è più credibile il governo tecnico. E il fatto che il governo abbia rinnovato proprio ieri, dopo 7 anni di blocco, il contratto dei dipendenti pubblici non è un po' da campagna elettorale, che avranno peraltro 85 euro in più. Lì sono stati bravi i sindacati a fregarmi, hanno voluto mettere 85 euro anziché 80 per far vedere che il rinnovo era migliore, ma al di là delle battute, noi in questi anni abbiamo fatto diverse cose. Gruber, oggi esce il PIL che è un segno positivo, più 1%. Abbiamo fatto gli 80 euro, l'IRAP costo del lavoro, con il Jobs Act, 600.000 posti di lavoro, l'IRES, le tasse agricole. È chiaro che poi qualche volta... Sì, Grillo dice che sono tutti trucchetti, che in realtà con lei l'economia è a pezzi, a cominciare dall'occupazione. Va bene, ma Beppe Grillo, è corretto che pensi questo. C'è chi pensa che le cose vadano benissimo e chi pensa che vadano malissimo. Io penso che abbiamo fatto un passettino in avanti per andare un po' meglio di prima. Detto questo, gli italiani sanno perfettamente che il voto del 4 dicembre è anche un voto sulla stabilità, sulla tranquillità del Paese, sulla fiducia del Paese. Dire oggi che si deve rimettere in discussione tutto, quando il fronte del no è unito da che cosa? Più dal desiderio di andare contro che non da un'idea alternativa, perché non ce la faranno nei prossimi 20 anni a fare la riforma costituzionale, è assolutamente legittimo e rispettabile, però a mio giudizio corre il rischio di mettere il Paese in una situazione di maggiore difficoltà. Dopodiché decideranno gli italiani e io sono contento che ci sia stata una bella campagna elettorale dove la gente abbia potuto partecipare e auguro a tutti di fare un voto consapevole e riflettuto. Ha detto Grillo, non bisogna votare col cervello. Io dico votate col cervello, col cuore e cercando di pensare al futuro dei figli. Grazie, grazie Presidente del Consiglio, grazie Norma Rangeri, grazie spettatrici e spettatori, linea Formiglia su Piazza Pulita e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci. A ritmi regolari, tant'è che nel 2012 lei non l'ha fatto lei, ma si è fatta la riforma dell'articolo 81 in Costituzione, no? Il pareggio di bilancio, quindi diciamo si cambia continuamente. Certo, questa volta lei la vuole cambiare proprio profondamente e su questa profondità c'è da eccepire, perché è una cosa molto preoccupante per chi crede che questa riforma sia non tanto autoritaria, guardi, quanto confusionaria, inapplicabile, disastrosa da questo punto di vista. Quindi, un esempio, dov'è la cosa inapplicabile e disastrosa? Per esempio, questa cosa che dicevamo prima della aleatoria situazione dell'elettore che non sa, cioè che sa che non voterà direttamente il senatore, però ci sarà una legge che poi lo farà. L'altra cosa molto complicata è il rapporto con le regioni, perché è chiaro che c'era una riforma del titolo quinto da fare. Però la supremazia del governo centrale in questo caso non è che modifica, ammorbidisce o regolarizza, ma diciamo molto toglie alle regioni, punti della direttrice perché Rangeri. La clausola di supremazia al governo, non al Parlamento, dà la possibilità di impugnarla e quindi di
togliere alle regioni, dopodiché c'è anche, chiariamo, no, voglio solo chiudere dicendo che c'è anche poi una grossa questione, che ci sono delle regioni di serie B e delle regioni di serie A, che sono quelle a statuto speciale. Non mi toccate le regioni a statuto speciale, non il Trentino Alto Adige, ci vorrà una legge costituzionale che è legata a un trattato internazionale. Vado sui tre punti, vado sui tre punti per dire i tre punti che la direttrice Rangieri ritiene confusionari. Primo punto, la cosiddetta clausola di supremazia. Intanto la fa il Parlamento, perché è con iniziativa legislativa. Quindi, come lei sa, è l'iniziativa legislativa passa dal Parlamento. Questo per tranquillizzarla su questo punto. Il governo governa e il Parlamento è quello che fa le leggi. È una cosa che c'è da qualche anno. Ma cosa fa la clausola di supremazia? Mi scusi. L'iniziativa parlamentare significa che devi andare in Parlamento. Cioè, se c'è una legge, devi passare dal Parlamento. Certo. Allora, lei ha detto che è il governo. Il governo non è il governo che decide di fare da solo la clausola di supremazia, ma di portare in Parlamento questa norma, che è una norma di natura legislativa e che quindi passa dal Parlamento. Per cui ha detto un'inesattezza, ma sono felice di poterla... La sostanza però è quella... No, la sostanza è che ha detto un'inesattezza... Togliere alle regioni... Vado sul punto... La sostanza decide sul loro territorio... scusi, io vado a concludere, però bisogna... Non interrompiamo... La direttrice Rangieri ha detto una cosa inesatta. Siccome in questo dibattito costituzionale di cose inesatte ne abbiamo sentite tantissime, io voglio che sia chiaro che questa cosa non è vera, perché altrimenti i cittadini hanno un'opinione diversa. Il punto è che ci sono meccanismi tra Stato e Regioni che non funzionano. Oggi per licenziare un furbetto del cartellino o per eliminare le poltrone dalle partecipate io ho bisogno di avere l'intesa di tutte e 20 le Regioni, a statuto speciale anche, ma quelle normali. Questo meccanismo non può funzionare, non esiste. Secondo punto, lei dice delle Regioni a statuto speciale. Ognuno ha le sue idee, sicuramente lei ha delle idee diverse da quelle di Lillina. Beh, la legge dice che non possono eleggere se i senatori. Se posso permettermi finisca di arrivare... Renzi che devo Io non è che avanti. Devo finire, è che la direttrice Rangieri deve avere consapevolezza, insieme a tutti i cittadini, che non cambierà assolutamente niente, sia che vinca il sì, sia che vinca il no, per le regioni a statuto speciale. Io non so se questo è un bene, ma non è toccata la riforma da questo. Chiarissimo. Terzo punto, no, perché ha detto tre punti e io vado sui tre punti. Noi abbiamo oggi un sistema in cui la Francia ha una Camera che fa le leggi e un Senato che rappresenta i territori. La Germania ha una Camera che dà la fiducia alla cancelliera o al cancelliere, vedremo chi ci sarà, e un Senato che rappresenta le regioni. Abbiamo tanti altri paesi che hanno il bicameralismo, ma nessuno ha un sistema identico. La semplificazione istituzionale di questo percorso l'hanno pretesa e voluta tutti, ma non l'ha mai fatta nessuno. Allora, quando la Rangieri dice che negli ultimi anni ci sono state 16 riforme costituzionali, mi pare 15, ma può darsi che siano 16, dice una cosa vera, ma non dice che tutti sono rimbalzati sull'obiettivo di superare il bicameralismo. Allora, i cittadini devono sapere che questa occasione non ricapiterà. Perché? Perché quando gli arriva la domanda, e la domanda è: volete voi ridurre il numero dei parlamentari? Se la gente vota no, i politici del prossimo giro non accetteranno mai di ridurli. Se la gente vota no al superamento del bicameralismo paritario, non troveremo mai un Senato disponibile ad autotagliarsi le competenze. Va bene, e questa è la sua previsione. Questo è chiaro. È un dato di fatto oggettivo. Allora, adesso andiamo col punto di Paolo Pagliaro in Europa, perché da lì arriva finalmente una buona notizia per il nostro Paese. Guardate. Entro una settimana in Italia arriveranno 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Commissione europea per la ricostruzione dei luoghi colpiti dai terremoti del 24 agosto e del 27 ottobre. Ma pur essendo la somma più elevata prevista dalle norme europee per i pagamenti anticipati, 30 milioni sono una briciola rispetto all'entità del danno e al budget dell'Unione. La buona notizia che viene da Bruxelles è dunque un'altra, e cioè che per la prima volta l'Unione Europea si dice disponibile a finanziare totalmente le operazioni di ricostruzione, compreso il restauro del patrimonio culturale, a cominciare dalla Basilica di San Benedetto a Nord. Dobbiamo mettere in pratica, nero su bianco, questa conformità, bisognerà fare una legge. Quindi, diciamo, così come lei dice che non andiamo a votare sulla legge elettorale perché si vota sulla riforma costituzionale, così io le dico, andiamo a votare un Senato dove i consiglieri regionali per il momento voteranno chi vogliono loro. Poi, quando, se ci sarà una norma transitoria che comporrà questo problema, andremo a votare forse in una scheda come lei ha fatto vedere. Oggi come oggi no.
Ma io, quindi, diciamo, noi non voteremo i senatori verranno eletti dai consiglieri regionali, forse nella prossima legislatura. La risposta è non è, io non sono d'accordo. Perché tant'è che c'era un articolo 2 su cui si è fatta una battaglia fortissima, e mi ricordo che lei e la ministra Boschi eravate molto decisi a dire che un limite invalicabile di questa riforma era che proprio non doveva esserci l'elezione diretta, perché c'era un'elezione di secondo grado. Allora, domanda? Però io invece mi lasci farle una domanda che non c'entra niente con il referendum, è quella di prima, sì, perché io sono rimasta molto stupita del fatto che lei non abbia neanche fatto un tweet su una manifestazione che sabato scorso c'è stata a Roma di 200.000 donne contro il femminicidio. E non c'è stato un suo commento, nessuna attenzione. Lei fa tweet su tutto quello che gira intorno a noi, ma su questo se ne è dimenticato. Come mai? Io non me ne sono dimenticato, devo rispondere alla sua considerazione di prima. Quella sull'elezione dei senatori. Beh, assolutamente. Al referendum di domenica prossima si vota sulla possibilità di ridurre per la prima volta dopo 70 anni il numero dei parlamentari, eliminare il doppione tra Camera e Senato, eliminare il caos di competenze tra Stato e Regioni, eliminare il CNEL, superare definitivamente questo modello di burocrazia asfissiante che abbiamo. Questa è la questione. E c'è un sì o un no da dare. Da mesi una parte delle persone che non condividono il sì pongono singoli punti, e noi abbiamo fatto un lavoro di dettaglio per andare a spiegare sui singoli punti che questa, per carità, qualcuno non la considera la riforma perfetta, e non lo è sicuramente, la riforma perfetta non esiste, ma è una riforma che nel dettaglio risponde a tutti i requisiti di cui abbiamo discusso. E quindi dico alla direttrice Rangeri, concludendo rispetto al suo ragionamento, che i senatori saranno eletti, ma i senatori non conteranno più come prima. Poi c'è il meccanismo dell'elezione di secondo livello, e qui potremo stare una serata parlare del modello americano. Andiamo, questo è il problema. Però chi li elegge? Non noi cittadini. Mi scusi, la Costituzione, se verrà approvata, prevede che una legge, perché la legge elettorale non è materia di riserva costituzionale, è materia di legge ordinaria, disciplinerà le modalità. Quindi la direttrice Rangeri deve essere tranquilla e rassicurata sul fatto che i cittadini sceglieranno i loro futuri senatori. Dopodiché i cittadini devono sapere che i senatori conteranno meno, che ci saranno meno parlamentari, che ci saranno meno costi e che sarà un sistema diverso. Ecco. Però su questo punto dell'elezione diretta almeno abbiamo messo un punto fine. E vederei la domanda sulle donne. Perché nessun tweet sulla grande manifestazione Francamente mi aspettavo che da parte sua, direttrice, anche per la sua storia, ci fosse riconoscimento a questo governo per quello che abbiamo fatto. No, ma non mi dica che ha fatto, mi dica perché lei non si è accorto di una cosa così enorme. Non ha fatto un tweet su una manifestazione. Un tweet per dire non ha prestato attenzione. Ma mi scusi, non ha prestato attenzione, ma lei era con me quando Miriam, una ragazza di 23 anni, sudanese, messa in carcere perché cristiana, costretta a partorire con una catena al collo. Presidente, mi scusi. Ferma lì, noi siamo andati a prenderla. Nulla. Noi. Quando Nadia, la ragazza yazidi che ha vinto il premio Sakharov, è stata incontrata alle Nazioni Unite per un grande lavoro che stiamo facendo insieme sul tema dei diritti delle donne nel mondo, sui diritti delle donne in Italia contro il femminicidio, 60 milioni di euro nell'ultima legge di stabilità. Guardi, Lucia, che i 60 milioni di euro sono molto virtuali, perché questi soldi che il governo mette poi vanno alle regioni. Le regioni questi fondi non li ricevono vincolati, infatti una proposta di legge delle donne in Parlamento è in questo senso. Non sono vincolati, quindi la regione prende questi soldi, li mette nel suo budget complessivo, e spesso questi soldi non trovano la via, tant'è che i centri contro la violenza sono in grande difficoltà. Guardi, direttrice Rangeri, sono talmente d'accordo con lei che lei sta facendo a sua insaputa uno spot per la riforma del titolo quinto. Cioè il governo ha messo in fase di predisposizione della legge di stabilità 60 milioni di euro su questo tema così delicato e difficile. Abbiamo rimesso in piedi una struttura che non funzionava più, abbiamo chiamato a collaborare con noi una straordinaria donna che si chiama Lucia Annibali e che è vittima della violenza contro le donne e che combatte con grande libertà e dignità. Abbiamo messo questi soldi, poi il fatto che le regioni li possano spendere in modo diverso è la dimostrazione, una volta di più, che c'è bisogno di un diverso rapporto tra Stato e regioni. Ma al mio governo si possono rimproverare tante cose,
Non c'entra niente tutto questo con un straordinario lavoro sulla questione femminile a livello internazionale, perché Miriam e Nabia non sono due slogan ideologici, sono due persone che io ho incontrato fisicamente. Poi le do un aiutino, Presidente, su... lei ha fatto metà del governo, dei suoi ministri sono ma donne. Non è questo, scusi, questo... no, 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 ma è anche Jobs questo. No, ma scusate. In... Buonasera, benvenuti a 8:30, buonasera, benvenuto Matteo Renzi, Presidente del Consiglio. Buonasera. Buonasera, benvenuta Norma Ciao, Rangeri, buonasera. Direttrice buonasera. Del Manifesto. Stavamo parlando prima della sigla che sarà un testa a testa tra il sì e il no. Ma lei non vorrà mica parlare di sondaggi quando è proibito, non vorrà mica violare la legge. Oh mamma mia, è proibitissimo. Allora parliamo di Berlusconi, che ieri allora, ha detto... Allora non torniamo sui sondaggi. No. Ha detto che se lei lascia la politica la assume come conduttore dell'Isola dei famosi. È una battuta o è un'offesa? È una battuta di Berlusconi. Ne ha fatte tante, penso che i cittadini siano più interessati a capire la concretezza del quesito e del referendum, perché con il referendum cambia le cose. Con le battute di Berlusconi no, l'abbiamo visto. Berlusconi dice anche che però se dovesse vincere il sì bisogna andare all'estero perché ci sarà un regime, un uomo solo al comando. Sono 20 anni che il teatrino della politica sta dietro a queste battute. Io sono molto felice del fatto che con il referendum, se vince il sì, possiamo iniziare a affrontare in modo più semplice i problemi degli italiani. Le battute di Berlusconi, con tutto il rispetto per Berlusconi, credo che le possiamo lasciare nell'album dei ricordi. Parliamo di futuro, parliamo di referendum. Norma Rangeri. Però, diciamo, quanto a battute, il Presidente adesso me ne ha fatta venire in mente una sua... Quando a proposito della polemica che c'è sull'elezione del Senato, se eleggiamo direttamente, non eleggiamo, come li eleggiamo i senatori, eccetera, lui disse ma non è che più si vota più c'è democrazia, mica siamo ai telegatti. Quindi diciamo tra telegatti e l'Isola dei famosi il maestro secondo me ha riconosciuto l'allievo. Ma io posso fare una domanda prima ma di tutto, parlare del referendum? Lasciamo replicare. Io ho detto una cosa molto semplice, lo dico con rispetto alla direttrice Rangeri. Ho detto che se ci sono meno poltrone, cioè perché nel momento in cui si riducono le poltrone si vota di meno. Non è così. Beh, secondo me sì, però sono punti di vista. Secondo me la matematica supera anche la politica. Però, indipendentemente, siccome davvero a me piace l'idea di poter vivere gli ultimi giorni con libertà nel merito, cos'è questa discussione sulla scheda del Senato? I cittadini ci chiedono se potranno eleggere o non eleggere i senatori. Allora io dico, il senatore conterà meno, non avrà più il diritto di dare la fiducia. Non avrà uno stipendio, non avrà un gruppo parlamentare dal quale ricevere i soldi, gli staff e compagnia bella e, essendo rappresentante delle autonomie territoriali, andrà una volta ogni 15 giorni, ogni 20 giorni. Ma il senatore sarà indicato dai cittadini. Questo è il punto fondamentale. E ho mostrato una scheda con la quale i cittadini potranno votare. Ma Grillo la denuncerà per questa scheda. Questo lei lo sa già, però... No, aspetti. Siccome c'è una domanda particolare della Rangeri e abbiamo Grillo. No, ma non è che... Tutto questo dopo la pubblicità, Presidente. Ma è stato depenalizzato per reato. Lo so, il suo governo l'ha depenalizzato. No, anche Grillo non se ne è accorto perché i suoi in Parlamento non ci vanno spesso, ma quel reato non è più... Lui dice abuso della credulità popolare. Beppe, non è più reato. E questo ti salva sulle scie chimiche... sulle sirene nel Mediterraneo, su tante altre questioni che hanno detto ai tuoi. Parliamo di cose serie, parliamo del referendum, dai, non facciamo polemica. Pubblicità. Quindi, Presidente Renzi, abbiamo chiarito la questione di Grillo, che ha annunciato che la denuncerà per abuso della credulità popolare per via di questa possibile scheda elettorale per il nuovo Senato, che era un falso, quello che c'è, una ipotesi. Si chiama falso, si chiama facsimile, che è una cosa diversa. Facsimile. Ok. Molto brevemente,
Quando la riforma entrerà in vigore, se vincerà il sì, solo se vincerà il sì, il Parlamento discuterà delle modalità con cui saranno eletti i senatori. Il Partito Democratico, peraltro prendendo una proposta della minoranza, ha depositato una proposta di legge che non può essere discussa fin tanto che non è approvato formalmente la riforma, anche giustamente, in senso di consecutio logica ha un senso. In quel momento, se passerà la proposta, primo firmatario Vannino Chiti, quella sarà la scheda. Potrà essercene un'altra, però il succo è i cittadini voteranno i senatori, ma i senatori conteranno meno perché ci saranno meno poltrone e meno poteri per il Senato. Allora, Grillo, diciamo, denuncia, e secondo me questa strada è una strada di propaganda, che... però il facsimile, diciamo, noi non è che andiamo a votare una riforma facsimile, noi andiamo a votare una riforma dove c'è scritto che il Senato verrà, i senatori verranno eletti dai consiglieri regionali in conformità con l'espressione del voto popolare. Per dire la riforma, uno può dire brutta, ma la voto lo stesso. No, ma io vorrei chiedere, il bello e il brutto, come dire, de gustibus non disputandum. Il punto vero è che questa riforma, lei dice, non diminuisce i costi e i posti. Certo che no, a me non mi piace una politica che fa la riforma della Costituzione perché vuole ridurre i costi e i posti. Quello lo lasci fare a Grillo, che è più bravo di lei, tra l'altro, con questa chiave, dice, diciamo, lo di dire... Io. Lo fanno, no, i cittadini. Lei lo fa, perché lei dice che si fa per risparmiare, per togliere le poltrone, per togliere le seggiole. Che si ora, fa semplificando. Non è questo il modo di affrontare una cosa, questo, perché questo, ripeto, questo lo fa Grillo. Opinione. Allora, se noi siamo preoccupati del populismo di Grillo, siamo altrettanto preoccupati del suo populismo. Benissimo. Quando lei affronta ma un problema. Le sue così. Preoccupazioni sono interessanti, però il punto vero è che da 10 anni questo dibattito in Italia è sulla casta, che anche voi giornalisti continuate a riportare con molta forza. Il dibattito sulla casta... No, a me la casta non mi piace tanto. Direttrice questo... Rangeri, io non so dove poi ha vissuto... Lei è anche un po' casta, no? Benissimo. Direttrice Rangeri, lei non so dove ha vissuto. In questi anni in Italia ci sono stati molti giornalisti suoi colleghi che hanno scritto libri che si chiamano La Casta, Sprecopoli... Ma non tutti dobbiamo condividere questo approccio, Rangeri, non è no? che se lei interrompe costantemente questo cambia la sostanza. Molti giornalisti hanno scritto libri sulla casta. Questi libri sulla casta, che sono stati dei bestseller pazzeschi, esatto, di forza impressionante, hanno dimostrato che i politici italiani sono i più pagati del mondo, che il numero dei parlamentari italiani è il più alto del mondo e hanno riportato ciascuno di noi a vedere che il sistema italiano non funziona, perché siamo gli unici ad avere Camera e Senato che fanno le stesse cose, non siamo più numerosi e Camera e lo Stato centrale e le regioni hanno il rapporto più complicato d'Europa. Questo è quello che dice la realtà. Ma infatti bisognava fare delle riforme. Siccome, certamente. Rangeri, facciamo finire. No, ma non è un problema, perché quando mancano gli argomenti, il tentativo è quello di interrompere. No, ma è che lei parla sempre. No, qui, allora, adesso vi chiedo io la parola, è tra quello un di cercare di avere un elemento di polemica, perché tutti voi sapete che in questi ultimi giorni, molte persone che sono persone indecise stanno decidendo nel merito. Allora, la domanda sul referendum è molto semplice. Volete superarlo il bicameralismo paritario, sì o no? E l'abbiamo spiegato. Non è che uno dice a me piace brutta la riforma, sì o no? Sì o no? Se si vota, si cambia, se si vota no, si tiene questo sistema che evidentemente funziona tanto bene, vero? Che evidentemente funziona proprio bene, che piace tanto e che è il Parlamento più numeroso e costoso del mondo. Allora, Presidente Renzi... Lo accennava prima la direttrice Rangeri, a proposito di questa campagna referendaria, in molti pensano che sia stata una campagna, cominciare da Giorgio Napolitano, aberrante, orribile, troppo rissosa, è d'accordo? No, ci sono state delle espressioni molto brutte, qualcuno ha detto serial killer, scrofa ferita, ma c'è stato anche un sacco di gente che in casa sta discutendo della Costituzione, sta parlando degli argomenti di merito, voterà sì, voterà no. È la democrazia, è bellissimo che ci sia qualcuno che si confronta, poi dal 5 dicembre si riparte insieme. Quelli che dicono, che cosa aberrante si sta discutendo, a me non convincono. Il presidente Napolitano ha contestato giustamente i toni, alcuni toni sono inaccettabili, ma la gente, se discute nel merito della Costituzione, se ci sono le sale piene a parlare, anche per dire cose negative rispetto a quello che penso io, io lo considero un fatto positivo. Ecco, ma quando lei dice il 5, quindi lunedì mattina, si riparte tutti insieme, qualora dovesse vincere il no, lei, in questo caso glielo chiedo come segretario del
più forte partito all'interno del Parlamento, del PD, garantirebbe in ogni caso l'appoggio a un governo di scopo di transizione, quello che sarà, tecnico? Se vince il no, accade che per 20 anni non si fanno le riforme costituzionali. E questo è uno. Se vince il sì, accade che finalmente si riducono gli ostacoli. Ma della se politica. Vince il no, il se suo governo chiede, non ci sarà più. Se lei mi chiede, diciamo, dopo aver giustamente contestato l'eccesso di personalizzazione che c'è stato da parte mia, se lei adesso mi chiede di dire che cosa faccio dopo, no, mi aiuta a fare lo stesso errore che ho fatto io. Io conto non le ho molto chiesto. Sulla vostra grande comprensione umana e politica. Non le sto chiedendo cosa lei farà dopo, le sto chiedendo un'altra cosa. Lei, a prescindere da quello che sarà del suo governo e che probabilmente non ci sarà più, e quindi lei non sarà più il premier, ma ci dovrà essere un altro governo che almeno faccia la legge elettorale qualora dovesse vincere il no. Io le chiedo, come segretario del partito più forte nel Parlamento, se in ogni caso darà l'appoggio, il sostegno, i voti a un governo tecnico, di scopo, di transizione, chiamiamolo come vogliamo. Quello che farà il Partito Democratico il giorno dopo un eventuale voto negativo lo deciderà il Partito Democratico nelle sedi stabilite. Beh, lei ci avrà no, pensato. No, sto qui, può andare no, avanti tutta la sera. Il punto centrale è che mancano 3 giorni. Comunque ci sono le schede elettorali, sì. Si può votare e si può cambiare l'Italia. Non ripassa per 20 anni questo treno. Ma non è io vero, non perché mi ci metto dal, a fare il fantapolitica. Dagli anni 60 oggi sono state fatte 16 riforme costituzionali, lei questo lo sa. Quindi lei 16 mi vuol dire riforme che costituzionali dagli anni 60 a oggi. Lei mi dice che secondo lei in 6 mesi faranno una riforma costituzionale. La Costituzione è stata molto cambiata. Il fatto che per 20 anni non si farà sarebbe una novità, uno scoop, perché le ripeto. No, ma adesso no, non vogliamo fare no, tutta no, no, la no, storia di quello Luca, che lei ha fatto per scusi. Le donne. Voglio andare avanti. Io voglio andare avantissimo, prima di arrivare su Prodi. Noi abbiamo fatto la legge sulle dimissioni in bianco. C'era una legge che permetteva di fare le dimissioni in bianco, per cui lei arriva, una ragazza di 20 anni, firma un contratto e automaticamente firma anche le dimissioni nel caso in cui rimanga incinta. Io la trovo una pratica vergognosa. Abbiamo cambiato noi con questo governo. Bene. Posso andare avanti su decine di proposte? Non capisco perché la direttrice Rangeli, per un motivo ideologico... No, semplicemente chiesto perché si una manifestazione perché immensa lei non l'ha vista. Poi lei, il Presidente, può dire tutte le meraviglie, perché lei poi decanta le meraviglie di questo governo. Io penso che il governo ha fatto cose buone, ha fatto altre cose pessime, però non è che rivendicare e fare l'elenco porta, diciamo, a rispondere a una domanda che era su un immenso movimento che, diciamo, lei non ha notato. Solo questo, poi che il governo abbia fatto delle cose, meno male, che vogliamo, diciamo... Allora, diciamo che avrebbe potuto fare un tweet, Presidente, su questa manifestazione che era enorme, era importante. Per me parlano le leggi e non i tweet. Il Presidente ha detto che ha anche andato oltre, cioè non ha risposto, ha detto che noi non li leggiamo i senatori però diciamo, ha anche detto che questa è una riforma andiamo che avanti, diminuisce i costi, anche su questo bisognerebbe dire... Un attimo, voglio portare riportare l'ordine nella trasmissione. Presidente del siamo Consiglio. Ordinatissimi. No. Siamo tutti ordinatissimi. Allora, io ho un paio di curiosità. Voglio sapere. Io sono ordinato. Vorrei sapere, Presidente Renzi, se il fatto che Prodi abbia detto che voterà sì al referendum sposterà voti. Quanti voti può spostare? Ci vorrebbe un mago, il mago Thelma sta contro e per il no anche il mago Thelma, quindi non va bene neanche il mago Thelma. Io penso che sia una cosa che a me fa piacere. Prodi ha detto un sì, che è anche un sì critico, Ecco. Non ha detto un sì entusiasta. Le ricordo subito cosa ha detto. Ha detto che sulla sua riforma, che è definita modesta e poco profonda, e sulla sua leadership, è stato molto critico, ha detto che è esclusiva, solitaria ed escludente. Fa più male la critica sulla riforma o la critica sulla sua leadership? Ora, io ho detto che Prodi ha detto anche delle cose negative, ha anche detto delle cose positive. Detto questo, le critiche fanno sempre bene. Quando vengono poi da persone che hanno un'esperienza come Prodi, aiutano. Però saranno tanti quelli che magari criticando alcuni singoli aspetti della riforma però votano sì. Perché comunque è un passo in avanti, perché quando vai a controbilanciare i pesi positivi e gli aspetti negativi, vedi che comunque il Paese fa un passo in avanti. Vedi che il Paese, lunedì 5, se vince il sì, sarà più forte. Prodi ha un'esperienza europea, internazionale, molto forte. Lunedì 5, se vince il no, si cominceranno a vedere i primi danni. Quali? Io non ho detto questo, ho detto l'Economist, che è un giornale importante, ha scritto una cosa molto esplicita dicendo speriamo che vinca il no, almeno arriva un governo tecnocratico.
Financial Times ha scritto che se vince il no ci saranno problemi per il sistema del credito. Io non entro in questa discussione perché il mio obiettivo è quello di parlare nel merito della riforma. Però il merito della riforma può portare delle persone, in alcuni casi non concordi su tutti i singoli punti della riforma, a dire comunque un sì convinto. Cioè, convinto, quindi, mi pare Prodi, tutto si può dire tranne che convinto, perché diciamo le motivazioni che lo spingono a votare per il sì sono un meraviglioso manifesto del no. Perché dà un giudizio negativo sulla riforma, dice che comunque andrà, poi questa è la cosa che mi ha colpito, comunque andrà, noi avremmo prodotto nel paese una rissa, noi, insomma voi, una rissa che chiunque vincesse produrrà una dannosa turbolenza anche dopo. Quindi ha dato un giudizio molto negativo su come è stata condotta questa campagna referendaria. E poi ha detto che si turerà il naso, lui dice ma succhierò l'osso, ma è un modo diciamo di votare che non è bello, Presidente. A me dispiace molto però che non sia stata colta l'occasione per fare una discussione meno rissosa, meno cialtronesca, meno demagogica. Proviamo a farla qui la discussione. Perché era un fatto importante questo della riforma. Purtroppo io faccio così. Diciamo, chi vota sì come Prodi vota sì turandosi un po' il naso, converrà a lei che è un sì sofferto, che non è un sì molto entusiasta. Se la domanda è che questo è un sì sofferto, gliel'avevo detto 3 minuti fa, prima delle sue osservazioni. No, ha detto che è convinto. È un sì convinto? Perché è un sì sofferto, si può avere un sì sofferto ma convinto. Sì, non entriamo... Scusate, però ogni tanto fate parlare anche me, oppure parlate soltanto voi due. Perché io non ho problemi, vi ascolto volentieri, però il punto è, Romano Prodi vota sì, e vota sì come tante altre persone che, a differenza della direttrice Rangieri, hanno guardato nel merito il provvedimento e hanno scelto di far pesare di più gli aspetti positivi rispetto a quelli negativi. Io vorrei discutere di questi. Sono 70 anni che il dibattito politico italiano considera negativo il bicameralismo paritario, perché in sede di Assemblea Costituente tutti erano contrari a fare Camera e Senato doppioni. E tra l'altro sarebbe interessantissimo risalire allo Statuto Albertino e sul perché si è copiato quel modello. Tutti hanno detto che bisognava cambiare, tutti hanno detto che bisognava ridurre i costi della politica, tutti hanno detto che bisognava superare il rapporto tra Stato e Regioni come è stato fatto oggi. Bene, e voi il punto adesso è che lo qualcuno fate. Lo ha fatto, che questo e che adesso nel merito avere si può discutere quanto si vuole, questo, ma ci sono, si può discutere, certo. Quindi uno può dire allora, che è una brutta riforma, va bene, e uno può dire che è una bella...